Bentornati a TG2 Costume e Società. È diventato un vero e proprio quartiere museo dove la memoria del Novecento è dipinta sui muri. Parliamo del quartiere Ortica a Milano, colorato da opere di street art. Daniela Colucci. L'arrivo di questi grandi artisti in questi quartieri periferici ha creato un commercio sia di appartamenti che di curiosi che venivano a vedere molto importante, quindi ha reso un quartiere che magari era meno interessante molto più interessante artisticamente. Non mi basta mai, non mi basta mai. Grazie ai suoi murales Ortica è diventato un quartiere museo con una sua personalità, per gli inglesi gentrification, trasformazione di una zona popolare in luogo di pregio. Periferia est a due passi dall'aeroporto di Linate. È bello notare come le vecchie fabbriche attaccate alla ferrovia oggi sono spazi d'arte, luoghi di socialità, abitazioni private riqualificate da collettivi di artisti, associazioni culturali che con l'avallo del comune di Milano e dei residenti hanno impreziosito palazzi, tunnel, muri, case di ringhiera. Le opere street art ora sono una quindicina, il progetto Orme, Ortica Memoria, ne prevede il doppio. Siamo in via Ortica 12 e siamo davanti a uno dei murales che probabilmente meglio racconta il quartiere. Il titolo dell'opera è Agli orti degli Ortica e tutta l'opera è dedicata a quelli che sono le fondamenta del quartiere, gli orti. Il motivo per cui l'Ortica si chiama così è perché c'erano tanti campi dove nascevano tante piante spontanee. Residenti e turisti girano per le strade seguendo precisi itinerari artistici in via Pitteri, il Duomo di Milano, firmato da Walter Contipelli e Ortica Noodles. Reinterpreta in chiave moderna la cattedrale, la sua maestosa navata centrale, le guglie, la Madonnina, con una palette cromatica che coinvolge più edifici. In via San Faustino il murale Verde Speranza, dedicato ai volti simbolo della legalità, ritrae Ambrosoli dalla chiesa a Tobagi. Alcune scritte rosse ricordano che l'opera è stata macchiata da scritte ingiuriose, solo parzialmente cancellate, perché la contestazione negli spazi pubblici è accettata e rispettata dalla cultura writer. All'angolo con Via Rosso di San Secondo, il muro dedicato ai volti della canzone popolare meneghina, Svampa, Gaber, Vanoni, Foglia, Annacci, un'idea di Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani, sulla scia del famoso brano Faceva il palo nella banda dell'Ortica. Cambiamo zona e incontriamo gli Urban Solid, duo che vince il degrado inserendo sui muri la terza dimensione, sculture in materiale industriale come Urban Brain, il cervello obbligato alla continua connessione. Siamo partiti dall'Accademia di Brera, abbiamo imparato i procedimenti di formatura classica e da lì poi ci siamo spostati sulla nuova contemporaneità. Come reagisce la gente quando vede le vostre opere? Rimane stupita, anche perché a noi piace molto creare questo effetto sorpresa, quindi spesso e volentieri si fa il lavoro di notte per poi dopo insomma avere l'effetto di giorno. Dei due writer si è parlato molto per Out, la mostra sotto una galleria della stazione centrale tappezzata di graffiti e opere scultoree. Insomma, colorare le città significa ripulirle, migliorarne l'aspetto, riqualificarle. Noi siamo una città, Milano, che per antonomasia ha un clima abbastanza scuro, grigio, quindi colorare, tirar fuori colore rende più felici. In fondo il bello ci salverà. In Italia il tasso di fertilità